che sulle questioni del lavoro, che sono evidentemente di assoluta importanza, ci sia una priorità prima di tutto. Questa priorità per noi significa dare continuità alla straordinaria mobilitazione che il 16 ottobre ha segnato questo paese, la mobilitazione promossa dalla FIOM. Questo comporta, per quel che ci riguarda, l'attrezzarsi alle prossime scadenze. Il 27 novembre c'è una manifestazione promossa dalla CGIL, ma comporta prima di tutto il fatto che è necessario, a nostro avviso, che si arrivi alla proclamazione dello sciopero generale e che ci si arrivi con un percorso che sia capace di spiegare a questo Paese perché è necessario dare vita ad un movimento durevole che sconfigga il disegno, l'attacco che viene portato al mondo del lavoro e ai diritti del lavoro. È un attacco che sta andando avanti, portato avanti da Confindustria quanto dal governo, è un attacco che si concretizza nel fatto che si sia fatto l'ennesimo accordo separato sulla cassa integrazione in deroga a Pomigliano contro la FIOM, dentro un'ipotesi inquietante per cui si farà la new company e non si sa quanti dei lavoratori attualmente impiegati verranno riassorbiti, se dovremo rivedere scene, diciamo, conosciute in passato, espulsione dei lavoratori che in qualche modo sono non disciplinati ai diktat di Marchionne. È un attacco che sta andando avanti con il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, con il taglio dei servizi, è un attacco che sta andando avanti in quello che un governo pure agonizzante sta continuando a fare. Il collegato lavoro è stato definitivamente approvato, rappresenta lo scardinamento dei diritti e del processo del lavoro, c'è in sostanza un disegno organico di usare la crisi per una gigantesca regressione nei diritti e nella civiltà di questo paese. Per tutti questi motivi è giusto mettere in calendario lo sciopero generale, è giusto dare vita ad un movimento durevole perché dalla crisi non si esca con un imbarbarimento sociale complessivo, ma si riaffermino i diritti, la dignità del lavoro, i diritti sociali che sono invece così gravemente minacciati.